C'è questo scherzo, siamo un nuovo video. Oggi siamo qui con i miei 10 youtuber preferiti. Guardate, mi sono preparato una cartella con tutte le cose che metto, video, idee di video. E qui mi sono scritto: non c'è solo youtuber, qui c'è pure rapper e squadre di calcio preferite. Allora, partiamo con. Allora, metto qua, bene, youtuber. Dalla 10 alla 1. 10. Decimo, il vostro caro Dexter. Perché? Ora, a parte, ha smesso di fare YouTube, fa qualche volta anche qualche video di FIFA. Perché non lo seguo più tanto? Proprio perché mette video di FIFA che non mi interessano. Io seguo su FIFA Carriere. Quello seguo. Per quello, e qualche notizia di calcio interessante. Per quello l'ho messo nell'ultimo posto. Allora, nono. Allora, chi fa carriera allenatore? Enzo, Federico Marconi, Alex Miracle, eccetera. Tutti gli altri che fanno carriere continue, devo dire. Sì, seguo queste principalmente, Pierre, Dark Knight e tutti gli altri, eccetera, eccetera. Andiamo con l'ottavo. All'ottavo posto, soprattutto per le parodie, Daniele Brogna. Sì, seguo le parodie vecchie di Brogna, sì, mi piacciono molto e tutto. Non seguo più niente, cioè le parodie sono le migliori secondo me. Poi, settimo. Seaquolf 2.0 e Seaquolf Calcio, non mi si serve. Sempre Seaquolf. Seaquolf Calcio Extra, Seaquolf 2.0, tutti i suoi canali. Seguo tutti questi canali, appunto, le notizie. Seaquolf 2.0 per le carriere, Seaquolf, quello lì, indovinate, roba di musica, non so se sia Seaquolf, Simone, non mi ricordo bene. Extra, okay. Poi c'è Sesti, gli autogol. Dato gol, nulla più da dire. Fanno doppiaggi, mi piacciono molto. Quinti, Loris, scusa. Loris, uno che fa canzoni slime, un minuto di canzone nemmeno fa, diciamo, vorrei di freestyle. Canzoncine molto belle, molto divertenti. Quarto, è che se non c'erano i primi due, se non c'erano i primi due. E se quello che ho messo prima Hkmet mette ste, fino a poco tempo fa era il mio youtuber preferito, poi sono scesi. Che dire, cosa fanno? Fanno i cosi, le reazioni belle. Soprattutto mi sta piacendo ora il format nuovo, Love Games, che mi devo guardare ancora la seconda puntata che è uscita su YouTube. Li seguo pure su Twitch, ma di più su YouTube. Poi, terzo, Mike Scioscia, carriera allenatore, cose di calcio, tutto, walkthrough, tutto, tutto, tutto. Poi c'è il secondo, sono due, sono gli Anub Channel e Leo, perché spesso vanno in insieme. Quelli da solo non mi piacciono, quando c'è Anub Channel e Leo, questi sono quelli che preferisco, di Anub e di Leo. Che dire, da humor, tutto, da humor, senza video di calcio, da humor, qualche gioco, roba divertente, unboxing, queste cose qui. E per finire, il primo è un gamer e l'ho conosciuto a poco, l'ho conosciuto un mese, due, no, che due, un mese fa, un mese e mezzo fa. Delon Gamer, l'ho conosciuto un mese e mezzo fa, ero sul computer a vedere, vedo i video di Delon che è di House Flipper, metto e da lì non ho smesso più di vedere. Fa dei video stupendi su dei giochi stupendi, infatti metà dei giochi che ho visto l'ho detto, lo prendo, lo gioco, faccio.
soprattutto la serie di House Flipper, che forse è finita, la serie di Metro, che sta finendo ora, quella dei Romani, mi è piaciuta moltissimo, è già finita da poco, non le seguo tutte, poi cosa c'è? The Forest, Vikings, quello, cioè Vikings, quello di Cosi pure, dei draghi. Che dire, non gamer. Raga, questi sono i miei 10 youtuber preferiti. Scrivetemi, fatemi la classifica vostra sotto nei commenti. Ditemi se è simile alla vostra o se avete proprio come la mia, però che ne so. Ainub sopra, Mekshusha sotto, Ainub senza Leo, Sigwulf solo uno, queste cose così. Raga, spero il video vi sia piaciuto. Guardate, sono tante top a farvi vedere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!